Coppia di banditi armata e scatenata ieri sera tra rapine messe a segno in un'ora in tre province ad Erchi nel Brindisino, colpo da 10.000 euro. Senza gas e senza acqua calda nelle nuove case popolari del quartiere Paradiso di Brindisi abbiamo ascoltato la voce dei residenti. Tutto pronto per il Salento in Puglia Pride in programma. Questo pomeriggio a Brindisi la parata sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming su Antenna Sud 85 a partire dalle 18. Rieccoci in studio, siamo in diretta, lo avete ascoltato dai titoli in apertura del telegiornale di Brindisi. In primo piano la cronaca: banditi armati e scatenati ieri sera a cavallo tra le province di Lecce, di Taranto e di Brindisi. Tre colpi, quello più ingente registrato proprio ad Erchie, dove i rapinatori sono fuggiti via, pensate, con 10.000 euro. I dettagli nel nostro primo servizio. Tre rapine in un'ora a cavallo di tre province, coppia di banditi scatenata ieri sera tra Nardò, Manduri ed Erchie, dove peraltro il colpo ad un tabacchino ha fruttato un malloppo da 10.000 euro. I furfanti a cavallo di tre province hanno agito a bordo di una Mercedes rubata poche ore prima a Francavilla Fontana e poi ritrovata nelle campagne di Nardò. Cronologicamente la prima rapina è stata messa a segno nella stazione di servizio Kuwait sulla strada provinciale per Torre Lapillo in località Boncore. Qui i banditi armati di fucile a canne mozze hanno portato via una parte dell'incasso, circa 1.500 euro, per poi fuggire lungo la costa in direzione Torre Codimena, Agro di Manduria. Ed ecco il secondo colpo al bar Arturo H, dove anche grazie alla reazione del proprietario, pronto a strappare il passamontagna ad uno dei rapinatori, la banda è fuggita via con pochi spicci. Mentre i carabinieri cercavano la misteriosa Mercedes, i furfanti avevano già varcato il confine della provincia di Brindisi per il terzo ed ultimo colpo, ovvero i 10.000 euro di incasso portati via dal registratore della tabaccheria Piccoli Pensieri di Roma ad Erchie. La Mercedes utilizzata dai criminali è stata poi ritrovata bruciata nelle campagne di Nardò dai carabinieri, ora a caccia della banda capace in appena un'ora di mettere a segno tre rapine in tre province diverse. Andiamo a Brindisi città, senza gas e senza acqua calda nelle nuove case popolari. Abbiamo ascoltato la voce dei residenti alla ricerca evidentemente del paradiso perduto. Io la mattina mi alzo presto per andare a lavorare, esco di casa che sono le 3:30, torno tutta sudata e sono costretta a lavarmi con l'acqua ghiacciata. Finora l'ho potuto fare, ma non penso che posso farlo più a lungo. I problemi sono tanti, ma il comune non se ne sta fregando niente, ci ha proprio abbandonati. Senza gas e acqua calda da 3 mesi, e questa è la denuncia dei residenti delle nuove case popolari comunali tra via Torretta e piazza Pertini al quartiere Paradiso. Tra questi anche gli ex abitanti del parco Bove, con un'ultima casa che sarà liberata in questi giorni, ma che chiede risposte sulla mancanza di questi servizi. Sono ancora fino a domani l'ultimo abitante di Parco Bove, perché ho sempre rammaricato di rimanere sul Parco Bove, perché almeno lì abbiamo l'acqua calda per fare una doccia calda con i bambini minori che ci abbiamo, e poi ci abbiamo il gas. È facile quello che io chiedo all'amministrazione, è facile intitolare una piazza Sandro Pertini, e poi ci abbiamo delle pecche all'interno degli alloggi. Vogliono buttare a terra Parco Bove, perché è giusto che sia così, che è un pugno nell'occhio della città. Ma buttando a terra Parco Bove, no? E tu mi dai la possibilità di andare a vivere dignitosamente in un alloggio. E poi ci manca tutto, e ripeto, i servizi primari. Per me c'è qualcosa che non va. Ad unirsi alla richiesta di risposte, chiamato dai residenti, anche il consigliere comunale Massimiliano Giano. Vorrei ricordare che all'interno degli alloggi, dei 50 alloggi, ci sono famiglie con disabili, con anziani e con pazienti post-Covid, e l'acqua calda diventa un bene essenziale. Sono curioso di sapere se il Comune, attraverso i suoi uffici, la direzione lavori, abbia o meno certificato l'agibilità degli stessi, perché se l'ha fatto, ha fatto una cosa gravissima e illegittima; se non l'ha fatto, deve spiegare il motivo per il quale ancora oggi queste case non hanno i servizi primari. Parliamo ora di libertà, parliamo di diritti. È tutto pronto infatti per il Salento in Puglia Pride in programma questo pomeriggio a Brindisi. La parata sarà trasmessa in diretta televisiva e anche in streaming su Antenna Sud 85. Allora, ascoltiamo la presentazione dell'evento in questo servizio di Gianmarco Di Napoli. Vi invito a riempire le strade di Brindisi, la mia città, il 21 di agosto per Puglia Pride. L'amore è la cosa più importante al mondo.
Anche il cantautore Tony Bungaro è tra i testimonial del Salento e Puglia Pride di Brindisi, in programma questo pomeriggio con raduno alle 15.30 e partenza della parata alle ore 18 dal Palazzo di Giustizia. Il corteo percorrerà Viale Palmiro Togliatti, Viale Aldo Moro, attraverserà il Cavalcavia dei Gasperi e poi da Via Indipendenza si distenderà su un nuovo lunghissimo rettilineo che da Corso Umberto taglierà Piazza Cairoli e Piazza Vittoria per terminare in Corso Garibaldi. Rispetto alle parate degli anni scorsi, questa volta non sarà consentito ballare e ai partecipanti viene raccomandato di mantenere la distanza di sicurezza e, laddove non fosse possibile, di calzare la mascherina. Anche l'ex tennista brindisina Flavia Pennetta ha diffuso un videomessaggio in cui sottolinea l'importanza del Pride e del messaggio d'amore universale che viene veicolato dal corteo. Ciao a tutti, sono felicissima che anche la mia città Brindisi, come molte altre città nel mondo, domani ospiterà il Gay Pride, sperando sempre di più nella tolleranza e nel rispetto dell'amore per tutti. Vi mando un abbraccio, a presto. L'intera manifestazione sarà trasmessa in tutta la Puglia in diretta a partire dalle ore 18 sul canale 85 di Antenna Sud in streaming, con collegamenti live e ospiti in studio. Un appuntamento atteso dalla città di Brindisi e dalla comunità LGBT che per il gruppo editoriale Distante diventa un momento di informazione e di confronto. Appuntamento quindi a partire dalle 18 su Antenna Sud 85, ma visibile anche in streaming sul sito antennasud.com. Ancora cronaca, un comitato di cittadini residenti ad Ori ha presentato un esposto in procura contro i cattivi odori a loro dire emessi da un opificio della zona. Cattivi odori, specie in estate, specie di notte, già nel 2018 i residenti di Contrada Salinelle ad Oria interessarono istituzioni e forze dell'ordine lamentando l'odore nauseabondo che poi avrebbe innescato le indagini sfociate lo scorso gennaio nell'operazione Sangue Amaro, 8 ordinanze di misura cautelare per lo smaltimento illecito di sangue animale nella terra viva. Ora quei cittadini riuniti in comitato tornano alla carica presentando un esposto alla Procura della Repubblica e allertando nuovamente Carabinieri, Comune, Prefettura e Arpa Puglia. Nel nuovo esposto redatto pochi giorni fa, il comitato spiega come le emissioni nauseabonde continuano e spesso invadono tutta la zona, specie in orari notturni, arrecando disagi alla comunità, che si manifestano in vomiti e capogiri, specialmente nel periodo estivo. La convinzione dei residenti è che quelle esalazioni, definite moleste e nauseanti, cagionino un fastidio fisico e psichico sull'esercizio delle normali attività umane, da qui la richiesta di nuove indagini, di nuovi provvedimenti. Notizie in breve da Brindisi e provincia. C'erano vino rosso, orecchiette e friselle sulla tavola alla quale la star Madonna ha cenato a Ostuni in compagnia dei figli, del fidanzato e di un gruppo di amici con i quali ha cantato Bella Ciao suonando il tamburello. Proseguono i festeggiamenti pugliesi per il suo 63esimo compleanno, per il quale la pop star ha deciso di tornare in provincia di Brindisi. Un ragazzo è finito in ospedale a seguito di un'accesa lite avvenuta intorno alle 21 di venerdì all'interno di un appartamento nei pressi di via Cattedrale nel centro di Ostuni. La rissa ha coinvolto 4 ragazzi, uno di questi ha avuto la peggio, riportando delle ferite che hanno reso necessario il trasporto presso il pronto soccorso del locale ospedale. Sono stati trovati in possesso il primo di 3 batterie e il secondo di 4, tutte utilizzate per impianto fotovoltaico dotate di sistema GPS, asportate lo scorso 16 agosto da un centro commerciale di Mesagne. Un 60enne e un 71enne sono stati denunciati dai carabinieri di Tuturano per ricettazione. Un uomo di 80 anni è stato denunciato dai carabinieri di Sandonaci per evasione. Militari lo hanno sorpreso per strada senza alcuna autorizzazione, nonostante fosse agli arresti domiciliari, dove è stato riaccompagnato per continuare l'espiazione della pena detentiva cui era sottoposto. Salgono a 14 ricoverati per Covid all'ospedale Perrino di Brindisi, 9 pazienti sono in malattie infettive e 5 in pneumologia. Il post-Covid di Mesagne ospita 6 pazienti. La famiglia di una donna di 70 anni deceduta giovedì pomeriggio nell'ospedale Perrino a seguito di danno cerebrale ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella notte sono arrivate 2 equip da Bari che hanno lavorato insieme al team del blocco operatorio dell'ospedale di Brindisi. Questa è la terza donazione del 2021. Dopo le polemiche politiche, prima intervista al neopresidente della Fondazione Giovan Battista Imperiali di Francavilla Fontana, l'avvocato Francesco Bertoli.
Nessun ripensamento, quanto piuttosto una conferma e stop alle polemiche. C'è tanto lavoro da fare per il nuovo presidente del CDA della Fondazione Giovan Battista Imperiali. La nomina è arrivata via decreto direttamente dal governatore Michele Emiliano. Birtolo chiarisce. Innanzitutto non è un ripensamento ma una conferma, perché il presidente Emiliano non ha fatto altro che confermare a seguito del commissariamento la nomina del consigliere da parte dell'amministrazione comunale a ridarmi l'incarico, così nella terna, come indicato nella terna, dal presidente uscente. E poi le polemiche tante, inutili e poco interessanti, secondo il nuovo presidente, che parla di collaborazione e soprattutto di lavoro. Ma le polemiche non mi interessano sinceramente, c'è tanto da lavorare e spero di lavorare in armonia insieme agli altri consiglieri nominati sia dalla Curia che dell'amministrazione comunale. E innanzitutto bisogna risanare i conti, perché bisogna verificare i bilanci, che non ho avuto modo di verificare nella fase del commissariamento, e quindi far ringiovanire la fondazione nell'interesse appunto dei più deboli e dei minori. Risanare conti e bilanci, garantire un futuro a famiglie, bambini, lavoratori, a quella stessa fondazione per anni ignorata dalle istituzioni e ora improvvisamente al centro del dibattito. A Brindisi inaugurata una mostra d'arte contemporanea a chilometro zero. Save, la Biennale di Arte Contemporanea per un nuovo mondo, torna a Brindisi presso il Bastione San Giacomo con una mostra a chilometro zero che mette al centro gli artisti locali. Un segnale di presenza post pandemia, ma anche un messaggio per la richiesta di un luogo che possa essere punto di riferimento per l'arte locale e non solo. Un'opportunità per mettere insieme tanti stili diversi e generazioni diverse di artisti, unite dallo spirito creativo e dalla voglia di ripartire, dalle proprie radici e dalla propria città. E come sottolineato dagli organizzatori, a chilometro zero. Abbiamo scelto appunto i migliori della zona di Brindisi e dintorni e devo dire che c'è un'ottima qualità. Non sapevo, io non sono di Brindisi, sono di Bari, ma ho vissuto sempre fuori, non sapevo che Brindisi avesse un humus artistico così florido, così interessante. E la cosa che però ci va ci aspichiamo, è quella di creare una rete sociale di artisti che a Brindisi che possano comunicare appunto e organizzare qualcosa, qualche altro evento simile. Questa mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica, ovviamente con obbligo di Green Pass, e c'è piena possibilità di vedere stili differenti, opere differenti. E parliamo di questi quadri che vediamo alle sue spalle, tra colore e mare. Colore e mare sono fondamentali, specie per noi che viviamo sul mare, e quindi il colore dà gioia all'anima e il mare ci rinfresca pure, meno male che stiamo vicino al mare. Meno male che stiamo vicino al mare. Chiamiamo così l'edizione di Brindisi, ora un po' di pubblicità, torniamo tra poco con le notizie e i titoli di Lecce e Provincia.